che separa le frasi ed unisce i discorsi. C'è una virgola di colore rosa e una farfalla si posa. Un discorso è che quando ti vedo impazzisco per te. Perché te ne sei andata via, non ti vedo un difetto, ti immaginavo dentro casa mia, e c'è una virgola di colore rosa, una farfalla si posa, c'è una virgola che mi fa stare male, non posso dimenticare, il problema è che come te mi rendo conto che volevi soltanto far l'amore con me. Senza te vicino, come se this is summer, la notte rosa finisce senza te. Vicino, meglio se bevo qualcosa, la notte rosa. Era JJ Vianello con La Notte Rosa, Discora Musica della settimana. Discora Musica, Discora Musica. CRT, un mondo di emozioni. Il programma è stato offerto da DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, DFD Costruzioni opera da decenni nel settore dell'edilizia sia residenziale che pubblica, specializzata in lavori di costruzione, ristrutturazioni, lavori stradali, impiantistica, sistemazioni esterne e impianti sportivi. Azienda con certificazione di qualità ISO 9001-2008, attestazioni SOA. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, sede legale Corso Italia 36 83030 Melito Irpino Avellino, mobile 338 95 70 775. State ascoltando CRT. Pubblicità. Le Guerriero.
Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo numero 11. Telefono e fax 0827 74080. Mobile 347 4238 203. FAM, olio extravergine di oliva. www.oliofam.it. Iniziata negli anni 50, Sabino Sport. Vendita, assistenza, ricambistica, quad, pit bike, scooter. E se ami correre e alzarti sui pedali, biciclette e bici elettriche, rivenditore Apollo Bike, accessori per moto, bici e attività sportive. E da Sabino Sport, in omaggio per tutta l'estate, sulla vendita di un quad 125 cm cubici New Scorpion, un casco. Sabino Sport di Colarusso Sabino è in via Luigi Cadorna 183 a Venticano, Avellino. Telefono 0825 96 5293. Mobile 328 53 44 272. Siamo anche in rete su Facebook, Twitter e Instagram. E allora che aspetti? Monta in sella, al resto ci pensa Sabino Sport. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL. Si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi. Ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi. Produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura. Commercializzazione di silos europei per materiali polverosi. Effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC. Produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser. Effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 844722. Sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, possibilità di cambiare lo spot 3 volte in un anno, pagina dedicata sul nostro sito internet, realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social, passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio, formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario, 6 mesi euro 200, 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti. Edi De Michele 339-4560-657. Antonio Perna al 329-3531-717. Davide Iannuzzo al 380-3115-430 oppure al 328-8812-506. CRT Radio è tutta un'altra musica. Questa è CRT. A Melito Irpino, una realtà consolidata, Matullo Trattoria Pizzeria, cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano, specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni. Pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione, menù per intolleranze alimentari su richiesta, un indirizzo affidabile e di fiducia, dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo Trattoria Pizzeria è in via Libertà 12 a Melito Irpino, Avellino. Per info e prenotazioni 0825 472019 oppure 368 607532. Chiusura il martedì. Attenzione, attenzione, stanno arrivando il gatto e la volpe. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai?
il nuovo programma radio di CRT. Se ci ascolti per un momento, capirai. Si aggirano incontenibilmente di mattina e sfuggire non si può. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. Due ore pazze come i lunghi caffè tra amici, tra chiacchiere, gossip, curiosità. Di noi ti puoi fidare. Musica, oroscopo, classifiche musicali, interviste. E ricordate, il mondo non è di chi si sveglia presto, ma di chi si alza felice. Il gatto e la volpe. Di noi. Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, il gatto e la volpe. Buongiorno, Eddie De Michele. Non sopportarti. Perché non ce la fai più a sopportarmi? No, ma soprattutto la mattina dopo una giornata lunga e impegnativa come quella di ieri, dove mi è servita una maschera che coprisse solo gli occhi, oggi ce ne vorrebbe una proprio a tutti. Ma perché? Stai bene, dai. No, non sto bene. Visto che io devo fare la parte del cattivo, con questa voce brutta, occhi che... La parte del cattivo spetta a me da sempre. La volpe. Beh, io sono una gatta, come si dice, infrustecuta. No, sei un gattino, io sono una volpe, una brutta volpaccia. Dai, diciamo che questa è la nostra prima puntata di mattina. Sì, la prima puntata di mattina, vi faremo compagnia il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12. E così ci teniamo impegnati un po' di più la mattina e vi rompiamo un po' le scatole. È un programma? Che programma è? Cioè, ma non lo so, vogliamo mettere un calderone grande da mettere tutto insieme, tutto dentro, sì, tra l'oroscopo, le notizie più strane, sì, i record, anche le faremo qualche intervista, buongiorno. Ascolteremo pure un po' di musica. Ho visto già che ti sei comprata dei giornali che, sì, guarda, che io di solito accendo il fuoco. Però per accendere il fuoco con questi giornali vuol dire che li compri, li leggi. No, io accendo il fuoco nel senso che quando se li vedo... Abbiamo comprato qualche giornale di gossip. Non lo diciamo il titolo. Il titolo no, perché è scandaloso. Però qualche giornale di gossip, giusto per attingere un po' di notizie strane e particolari. Prenderemo anche un po' di notizie strane a parte dal mondo, ma anche della zona, quindi... Sì, ce ne sono di notizie strane, ce ne sono di notizie strane. E poi aggiungiamo anche una nuova novità. Sarebbe? Sulla musica. Se qualcuno vuole una canzone, ci manda un messaggio. Abbiamo deciso di fare un po' un tuffo nel passato e tornare un po' a quando eravamo giovincelli. Vi ricordate? Quindi nel passato, eh? Nel passato di acqua sotto i ponti. Ma vi ricordate quando ci scambiavamo le dediche via radio? Davide. Ah, quindi anche tu facevi? No, e perché hai detto ci scambiavamo? Nel senso, sono il calderone anche io, ma non lo facevo. Vabbè. Forse ne ho ricevuto qualcuno. Chiedevi a Gigione per Gigi D'Alessio. Quindi. No. Quindi se qualcuno volesse fare qualche richiesta, se dovete lasciare qualche fidanzata adesso, domani, ecco, domani si deve specialmente abbandoniamo l'idea di lasciarci tramite WhatsApp, di lasciarci, fatelo in diretta radio, così poi non dovete dare nemmeno tante spiegazioni e potete farlo o tramite il nostro numero WhatsApp 328 88 12 506 oppure sulla piattaforma Spreaker dalla quale ci state già ascoltando, voglio sperare. Gianluzzo, come partiamo? Che dedica faresti in questo momento? Edoardo Bennato, a chi la dedicheresti? Ma ce la dedichiamo io e te, a noi due, dai, così. Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? 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 Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Nós
Ma si possono fidare di noi? Ma di me no, sono una volpe. E poi chi erano il gatto e la volpe? Erano quelli che rubavano i soldi a Pinocchio. Mi ricordo. Pinocchio era un cartone animato che io mi guardavo. Ma non è un cartone animato, parte tutto da un libro. Va bene, tu poi ma vedi io direttamente va bene, normale, io non leggo, io non leggo, quindi. Però ogni tanto potresti pure dare una svolta e cominciare a leggere. Oggi che giorno è? Oggi 6 marzo, oggi mercoledì 6 marzo. 6 marzo, mercoledì. Tra un po' entra la primavera, tra 20 giorni, tra ma sai che stamattina tra, ho visto dei soggetti strani, dai. Cioè gli alieni stanno scendendo. La gente va a correre la mattina. La gente va a correre. Ma tu ti rendi conto? Gente va in bici. Io invece ho letto una notizia in Russia che una ragazza, no, un'azienda di divani ha fatto un casting per scegliere chi doveva provare i divani. Bello. Quindi se vengono in Italia, io penso che a te ti prenderebbero subito. Tu sicuramente ti puoi tirare in ballo. Comunque ragazzi, ho visto gente che correva, gente in bici, gente che si godeva il sole e la giornata. E noi siamo chiusi qui con lo stufo. A parte che tu stai al caldo, io sto morendo di freddo da fuori. Quindi... Diciamolo perché Davide è la regia. Faccio tutto io in questa casa. Fa tutto lui. Allora, 6 marzo, torniamo un po' indietro nel tempo. Chi è nato oggi, Davide? Cioè, non proprio oggi, cioè il 6 marzo. È nato a mezzanotte, ieri sera. 6 marzo del 1475 nacque Michelangelo Buonarroti, pittore e scultore italiano, che poi è deceduto per una febbre, attenzione alla febbre. Non Davide, c'erano le tachipirine a quei periodi. Nel 1564. Chissà, febbre, sarà stata febbre o sarà stato altro. Poi chi te l'ha detto che esisteva la febbre in quei tempi? La febbre. E che ne sai? Magari tu sai? Era qualche altra cosa, la spacciavano per febbre. Ah, comunque, okay. Riportano che sia deceduto per febbre. Nel 1927 invece è nato uno scrittore colombiano che io amo tantissimo, Gabriel García Márquez, e che poi è deceduto nel... Ma non è che portassi sfiga tu? Perché? Sono tutti morti. Vabbè, ma devono morire prima o poi. Prima... Michelangelo Buonarroti, sì, ce l'aveva l'età. E poi torniamo un po' ai nostri tempi. Nel 1946 è nato un membro storico dei Pink Floyd. Chi? Davide? David Gilmour. Che anno? 1946. E quindi ti stai avvicinando. Mi sto avvicinando. Ed è ancora tra noi, quindi mi aspettavo che dicessi qualcosa. No, perché se era deceduto anche lui, veramente. No, ti prego, no. Me ne andavo, Ti prego, allora io comincio con una notizia, ma dai, un po' di record, un po' di notizie strane. La vuoi sentire quella dell'India? Quella dell'India? La ragazza di 14 anni con i capelli più lunghi al mondo? No, quanti lei è alta 1,30. E i capelli? 1,70. Benissimo, quindi c'ha più capelli che cose. Che pelo. Ma perché vai sempre su queste notizie dei capelli? Perché? Io invece rilancio con il rutto femminile. Ecco fatto. Io già sapevo. Io perché non volevo andare sui capelli, sui piedi, sugli occhi delle ragazze? Pensa, vedi? Davide, che il rutto femminile più sonoro è un record di una. Guarda, io conosco una persona. Io conosco una persona che durante un. La conosco anche io. Cioè, sì. La salutiamo? Che durante un'esterna. La salutiamo? Checca! Pensa che questo record è nostro, è dell'italiana Elisa Cagnoni, che ha eseguito un rutto pari a 107 decibel, cioè per capirci 110 decibel è il rumore di uno sparo. Io immagino il fidanzato di questa ragazza. Pensi che ce l'abbia? Perché non ho capito, ha fatto un record, mica... Un record, è famosa, quindi... Va bene, io ti riporto indietro a Sanremo, invece. Cioè? Con il disco... Dipende? Dipende. Da che dipende? Se mi butti Nino D'Angelo me ne esco prima. No, ma vedi, lei diciamola, io voglio fare la parte... Lei è una razzista musicale, quindi non vuole ascoltare, ascolta solo quello che piace a lei. E io invece ti voglio portare nella canzone più scaricata, più ascoltata della storia di Sanremo. Non lo so chi è, quello che fa i film. No. Ah, quello è un altro. Cioè, ragazzi, io vi spiego solo una cosa. Lui confonde Springsteen con Spielberg. Vabbè, ma non so fratelli, cioè, non so fratelli. Va bene, io ti riporto indietro a Sanremo sulla canzone più scaricata e più ascoltata del festival di sempre. Scaricata illegalmente, ovviamente. No, vabbè, da Spotify, da YouTube. Da YouTube. Illegalmente. Ma i CD non ne vendono più, quindi... Ma costano tanto. Costano tanto? Sì. Ma poi l'ha fatto il CD? Penso di sì. Il singolo.
quello almeno. Io lo sto ascoltando un po' di mattina prima che partivamo noi. Sta sempre sulle radio nazionali con quindi, interviste. Lui è Mahmood ascoltiamo? Con Soldi. In periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi. Chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. E rieccoci, rieccoci. Il Mahmood. Gatto lavoro. Adesso ti sento meglio. Allora ringraziamo. Ne avevo fatto un'altra, sì, sì. Elisa, meno male che ci sei tu, perché una cosa doveva fare: alzare il volume del mio microfono. No, non è che non ho alzato il volume. Alzato. Ho acceso un altro microfono. Vedi, Elisa, sei preziosa come sempre. Grazie, Elisa. Per fortuna. Certo. Diciamo un'altra cosa, perché sicuramente qualcuno sta mandando qualche messaggio. Non mi ricordo più il. Chi si ricorda il pin di WhatsApp il del pin telefono? Del telefono per mandare messaggi di WhatsApp. Ragazzi, siamo reduci da un carnevale pazzesco, quindi a proposito di carnevale, salutiamo gli amici di Castelvetere sul Calore che ci hanno ospitato così caldamente ieri. Più carnuale di te, dove lo trovo? Sì, però guarda, è stata una bellissima esperienza. Salutiamo anche gli amici di Paternopoli e di Montemarano. Montemarano, Roberto D'Agnese, Montemarano. È Jack il Messia di Paternopoli. Jack il Messia, te lo ricordo. Sappiamo che sono stati tre bellissimi eventi. E vabbè, noi a rotazione facciamo una volta un anno da una parte, un anno da un'altra. Ma l'anno prossimo già abbiamo preso impegno. L'anno prossimo ci piazzeranno su dei carri. Davide, su quello di Salvini. Possibilmente non su quello di Salvini, con tutto il bene che lo voglio, però. Ah, io è bene. Però uno che non mi conosce dice, poi pensa che voglio bene a Salvini.
cambia direttamente. Io voglio bene a tutti, che... Ma no, non lo so, Davide, se è vero così. Che stai trovando? Sto cercando una cosa. Davide, tu hai detto che volevi bene a Salvini, però nel caso in cui tu odiassi qualcuno... Ragazzi, attenzione, perché la cosa è assolutamente anonima. Se odiasse qualcuno in questo momento, sapete cosa potete fare? È arrivato un servizio, hanno attivato un servizio. Questa va oltre il rutto, eh. Sì, hanno attivato un servizio. Ovviamente noi, vedi, siamo molto minuziosi nello scegliere le notizie. C'è un sito che ci permette di inviare alle persone che odiamo, appunto, per dispetto, per scherzo, per vendetta, una bellissima cacca in forma anonima. Quindi è possibile mandare degli escrementi. Sì, ma con il tutto in forma anonima alla modica cifra di 12,95 euro. Sì, la vendetta è servita. Però noi in Italia abbiamo le poste. Con i ritardi delle poste non ci arriva più nulla a quello. Ma la cacca è finta. Ah, non è la... No. Quindi può anche sopportare i tempi lunghi dei nostri come uffici. È finta, scusa? È finta, Davide. Cioè, Davide, cioè fanno un servizio finto. E non che è che fanno sta? Un servizio finto. Manderanno qualcosa di gomma. Aspetta, adesso investo 12,95 euro e te la spedisco una. Perché proprio meno? Così ti rendi conto di in che stato arriva. Mi hai demoralizzato. Io pensavo che era quella vera. Beh, no, è questa finta. È questa finta. Andiamo avanti con le dediche. Chi ci dedica? Fateci qualche dedica. Ma se non troviamo il PIN, non... Quindi è possibile che pure che sia arrivata. Che siamo proprio... Abbiamo perso il PIN. Vabbè. Non mi ricordo il PIN del... Cioè abbiamo 80.000 telefoni, quindi non si capisce niente. Quindi... Andiamo avanti un po' con nel parlare di questi record. Ultimamente uno dei record più importanti lo ha realizzato un 85enne degli USA, che è stata denominata la più vecchia trapezista volante in attività. Cioè lei ha 85 anni e fa la trapezista, Davide, e pensa che non è che ha cominciato a 5 anni. Quanti anni c'ha? Ha cominciato a 78. Quanti anni c'ha? La trapezista, 85. E in Italia 85 anni vogliono ancora andare in pensione. Quindi, e qua fanno i trapezisti per hobby. Infatti lei ha cominciato all'età di 78 anni. Quindi, Davide, è un bel record. La gente va a correre, la gente fa... Fanno i trapezisti, quindi solo noi siamo un po' in forma totalmente statica. Io la mattina me ne vado a correre comunque. Il martedì e il giovedì. Anche il lunedì e il mercoledì. Ok, sì, facciamo via telefono. Via telefono. Ci fai ascoltare un po' di musica? Sì, visto che comunque abbiamo lasciato alle spalle il carnevale. Sì, siamo stati in cosa piazza, ci propone? Ci siamo congelati. Ma comunque questo fatto che fa il DJ stamattina non mi piace. Perché vedi non che so le canzoni non, le hai messe tu. Non so cosa le mi Le canzoni aspetto. Sono le tue, quindi non so chi sono questi che hai lanciato. Non lo so. Non esce scritto niente a me. Non esce scritto niente? Oddio. Perché io mi preoccupo quando tu metti uno, due, non so. Dai, chi... lanciami una canzone bella, grintosa. Per... Molto sai, a parte il carnevale, sì. Sono stato sveglio fino alle 2 stanotte. Perché? Per vedere Tatone. Tu sai chi Ma è chi è sempre? Tatone? Tatone è la morte del carnevale. La morte del carnevale. Si chiamava. Ma dove? In che paese? In che mondo? Sempre dove viviamo noi, qua dove siamo posizionati con la radio prima che qualcuno ci sbatta fuori. Quindi a Taurasi. Sono stato sveglio fino alle 2 perché doveva passare sto Tatone. Secondo me si è svegliato nella... Ma cosa succede? Che fa? È una bara che cammina per la morte. Ma proprio materialmente? È un funerale che cammina. Cioè è passato davanti a casa tua? Doveva passare, non l'ho visto, mi sono addormentato. E lo fanno alle 2 di notte? Ripeto. Mando indietro. Sono stato sveglio fino alle 2 di notte. E non l'hai visto? Ma tu aspettavi che ti venisse a bussare per alzarti? No, ma può darsi pure che alle 11 ho preso sonno. Poi mi sono svegliato. E quindi quello è passato Tatone. Dai, lanciami la canzone, Iannuzzo. Talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alfombra.
tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel me activa, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad venga seguro. Tú y yo, el desnudo y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, hacer que dices tú. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, me lo dice el corazón y el fuego. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, tú y yo, el desnudo y el corazón, seremos uno. Stai ascoltando CRT. City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Come on! Upside inside.
Ma rieccoci. Del brio di carnevale abbiamo ascoltato Ricky Martin con Livi la vida loca. Ma tu te lo ricordi il video? Cioè, sei un uomo, te lo devi ricordare per forza, perché è il video, non voglio sbagliare, ma mi sa che è il video in cui... Già che dici non voglio sbagliare. Non voglio sbagliare perché mi sa che è il video, correggetemi se sbaglio, in cui abbiamo visto per la prima volta Nina Morić. Lei era lei? Con quello stacco di coscia e con quella brassier, no. Non lo so. Vabbè, ci informeremo. Ci informeremo. Allora, dicevamo che oggi è 6 marzo, torniamo un po' indietro nel tempo, torniamo al 1853, quando per la prima volta la Traviata di Giuseppe Verdi debuttò alla Fenice di Venezia e fu un flop pazzesco, tanto che Giuseppe Verdi lo definì un fiascone e peggio hanno riso, quindi poi ovviamente l'opera ebbe successo ovunque, ma di seguito, quindi questo che ci dimostra Iannuzio che non bisogna demordere, perché se anche facciamo schifo all'inizio, poi è possibile che fra 30-40 anni ci apprezzino. Cioè a 90 anni, ma guarda che può arrivare. Quindi verranno tutti al nostro funerale. Sì, oppure nel 1997 la testa di donna di Picasso viene rubata da una galleria londinese. E il corpo l'hanno lasciato là. E fu recuperata poi dopo una settimana. Una notizia più vicina. E poi come l'hanno attaccata sopra? Davide, una notizia più vicina a noi è del 1975, quando ci siamo, guys, due là, anni dopo sono nata. Stavi almeno nei pensieri, dai. Quando l'età maggiorenne fu abbassata dai 21 ai 18 anni. Ma dove? In Italia. Ah, dove? Ok. Ah, prima era 21. Prima era 21. Secondo me dobbiamo riportarli a 21. Perché? Perché oggi... Quindi tu proponi un innalzamento dell'età, della maggiore età. Ah, 21, ma 21 manco ce la facciamo, secondo me. Tipo per voi uomini. Ecco fatto. Dobbiamo portarla oltre 30, assolutamente. Lo sai che da un articolo che ho letto recentemente pare che gli uomini diventino adulti intorno ai 52-54 anni. Quindi tu sei ancora in fase adolescenziale. Io devo aspettare altri 25 anni. Aspetto. Che stai leggendo? Ma non lo so, io leggo qua, ma non... Davide, allora, animale stavo leggendo una notizia in Inghilterra, no? Cioè? Ma possono intervenire i pompieri perché un pappagallo fa... Si chiamano vigili del fuoco. A me piace i pompieri. Che cosa è successo con i pompieri? Dimmi. Che un pappagallo faceva l'imitazione di un allarme antigendio, sono intervenuti con 8 squadre per... Sì. E poi hanno messo... sai com'è finita? E com'è finita? Hanno messo il pappagallo nel microonde. No, non ci credo. Penne e tutto con due patate. Però questa notizia l'ho letta anche io, è caratteristica, dai. Ma che fai, leggi le stesse cose mie? Eh sì, ma queste sono notizie che spopolano sul web. Tipo... Sì, ma tu non devi leggere il mio computer, devi prenderti le tue carte. No, io ho le mie notizie, tipo quella. Si parla di animali domestici. Qual è l'animale domestico più docile? Il topo. Animale domestico, Iannuzio, il topo a casa? Perché noi non ce l'abbiamo i topi per soccorso a casa, come no? Ogni tanto cammina qua sopra. La settimana scorsa. Anzi, non sono topi da noi. Non sono topi, no, sono femmine. Sono femmine. Quindi sono più pericolose. Sì. La settimana scorsa due donne sono state costrette a chiudersi, a barricarsi in una stanza perché il loro gatto era diventato talmente feroce, Cioè mi stai buttando le zeppate a me adesso. Non lo so, io c'hai un gatto. Quindi chiudi dentro adesso. C'hai un gatto a casa. No, io faccio il gatto, tu lavori. No, giustamente. Quindi questo gatto è diventato talmente feroce che le ha prese, le ha graffiate, le ha morsicate e i vigili sono dovuti intervenire, quindi hanno portato via questo micino, un po' nervosetto, e l'hanno... Invece a Milano... Però aspetta, c'è anche retroscena, perché altrimenti qua gli animalisti ci attaccano. Pare che il gatto sia diventato così feroce perché avesse assistito più volte alle numerose liti tra le due donne, quindi tra madre e figlia. Si tiravano, vedi, i capelli. Noi siamo lo specchio non solo dei nostri figli, ma anche dei nostri animali domestici. Alla porta dell'idroscalo di Milano, sì, hai visto chi camminava per strada? Ha un altro animale domestico? Quello sì, quello però è un animale Guarda, buono. Qui potremmo aprire proprio uno di quei dialoghi, discorsi da salotto. Alle 19:30 gli automobilisti
Sì, hanno credevano visto. Che fosse un camion, invece era un elefante. Un elefante che all'idroscalo di Milano hanno visto gironzolare a bordo strada, è evidentemente spaventato. Ma questo da dove è scappato? È scappato da qualche circo? No, dicono che non è scappato da un circo. Ce l'aveva un privato. No, non ci credo. Non ci credo. Perché non puoi nascondere una... Credo. Scusa, non puoi. Io sono contro i circhi, Iannuzzo, comunque. Non puoi nascondere... Contro i circhi, contro gli zoo, insomma, specialmente quelli tenuti... Però poi ci vai. No, al circo no, sono tanti anni che non vado. Vabbè, c'è pure una certa età. Vabbè. Cosa mi fai sentire? Che vuoi ascoltare? Visto che il DJ sei tu. Visto che il cielo è blu. Il cielo è blu. Quindi? Ascoltiamo Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu. Memoria
il cielo è blu e ma noi siamo. Ma il cielo è sempre più blu. Noi siamo chiusi. Tu almeno stai al caldo. Io pare che sono dall'oltretomba. Ma perché sto al caldo io? Perché c'è la stufa. Io sotto, sto tutto qua tra quattro pareti grigie e il cielo è più blu fuori. Allora, io adoro questa canzone. Poi l'hai visto quella miniserie che diedero sulla Rai circa nel 2007-2008? Ma il cielo è sempre più blu? E parlava proprio della vita di Rino Gaetano. E Rino Gaetano era interpretato da Claudio Santamaria, che a me piace tantissimo. A parte che cioè, è proprio un figo, dai, diciamolo. Però l'ha interpretato proprio benissimo a parer mio. E quindi ha fatto appassionare anche chi non era proprio calato nel mondo di Rino Gaetano. Non l'ho vista. Non l'hai vista? Io non vedo. Io pago la Rai, ma non la vedo. Tu paghi la. Ma tutti paghiamo la Rai. Mio padre, sai cosa dice? Allora, chi conosce mio padre sa benissimo che questo. Se ti stai fermo con questi fogli, forse. Ha detto che fin quando non muore Pippo Baudo e Raffaella Carrà non paga la Rai. È brutto. Perché? È brutta, quindi non paga la Rai. La paga, arriva dalla cartella dell'Agenzia delle Entrate. Questa è una denuncia in pubblico. Sì. Stiamo pagando. Ah, stiamo pagando. Stiamo pagando nonostante Pippo Baudo e Raffaella. Pippo Baudo l'anno prossimo, lo sai che. Che fa? Compie 107 anni. Sai che è morto l'uomo più longevo del mondo? Cioè? Era giapponese, mi pare avesse intorno ai 112-114 anni. E ha detto che il segreto della vita è vivere con gioia. Cioè quanti anni aveva? 112, 120, non ricordo, 112 o 114, giapponese. Stavo dicendo prima che parlavi di morti, ma stamattina stiamo parlando sempre di morti. No, quando mai? Non abbiamo parlato. No. Tatone. Non era questo. Tatone. Ma tu non sai nemmeno chi era Tatone. No, non conoscevi i carri. Non avevi mai visto un balletto. Ma allora ti spiego una cosa. Ti spiego una cosa. Io ho odiato sempre il carnevale da quando ero piccola, quindi da tanto tempo ho odiato il carnevale, perché ogni volta che arrivava questo benedetto carnevale io mi ammalavo. Perché non esistevano. Mi venivano le placche alla gola, veniva la febbre ed ero costretta a rimanere in casa, e quando venivano pure a bussare le mascherine davanti alla porta. Ma poi dal cucuzzolo della montagna. No. Abitavo sul cucuzzolo quando ero piccola. No, abitavo proprio in città, nella grande metropoli di Melito. Città. Quindi venivano a bussare alla mia porta e mi sfottevano pure perché non potevo uscire. Quindi odio il carnevale come odio i circhi, perché i circhi a cui ho assistito erano tutti circhi tristi. Vedevo quelle persone. C'erano le galline. Quindi per me il circo è triste, al di là proprio del discorso di animalisti. Sugli animali. A proposito di animali, Iannuzzo. A proposito di animali, aspetta un po' gli animali, mi hai fatto dimenticare, voglio ritornare un po' discorso. Indietro con Pippo Baudo. Tu sai che l'anno prossimo Pippo Baudo presenterà di nuovo voci che presenta insieme a Rovazzi il Festival di Sanremo. Prego, Rovazzi ha presentato già il Festival Giovani quest'anno. A me Rovazzi non piace proprio. Ma come cantante, però come persona è un bravo ragazzo. Manco. No, non mi piace proprio. Non ti piace? Non proprio. Mi piace proprio. Se qualcuno ci sta ascoltando di questi grandi cantanti. Io lo so che dovrei essere super partner. Appunto, però, ma tu sei razzista musicale. Però non riesco proprio ad essere. Gira questa voce di. Ti prego, no. Gira questa voce di. Pippo Baudo. Però, cioè, il modo in cui lo presentava Pippo Baudo non l'ha presentato più nessuno. Solenne. Questo l'ho inventato io. Va bene, domani è la festa. No, venerdì è la festa è della la donna. Festa della donna, taci. Noi taci. Uomini stiamo sempre zitti 12 mesi all'anno. Allora, io parlando di dediche, vorrei aprire questa rubrica facendo una dedica alle mie amiche. Ah, non è che ci non sono è legata arrivate. Alla festa della donna. No, non è che ci sono arrivate le dediche, ce le facciamo noi. Noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo. Ma siccome abbiamo sbloccato da poco il telefono per avere i 1881 era la password. 1881, vi potete segnare la password del telefono perché la dimenticheremo di nuovo e quindi almeno ce l'avete voi. Io alle mie amiche, cioè a Filomena Caruso, Filomena Mustone, Filomena Beatrice, tutte Filomene si chiamano, Elisa, Annalisa Barbato, Franca, volevo dedicare una bellissima canzone di Zucchero, Donne, vi amo, non dimenticatemi! Thank you.
CRT, la web radio 2.0. Pubblicità. Le Guerriero. Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo numero 11. Telefono e fax 0827 74080. Mobile 347 4238 203. FAM, olio extravergine di oliva. www.oliofam.it. Iniziata negli anni 50, Sabino Sport. Vendita, assistenza, ricambistica, quad, pit bike, scooter. E se ami correre e alzarti sui pedali, biciclette e bici elettriche, rivenditore Apollo Bike, accessori per moto, bici e attività sportive. E da Sabino Sport, in omaggio per tutta l'estate, sulla vendita di un quad 125 cm cubici New Scorpion, un casco. Sabino Sport di Colarusso Sabino è in via Luigi Cadorna 183 a Venticano, Avellino. Telefono 0825 96 5293. Mobile 328 53 44 272. Siamo anche in rete su Facebook, Twitter e Instagram. E allora che aspetti? Monta in sella. Al resto ci pensa Sabino Sport. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL, si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi, produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura, commercializzazione di silos europei per materiali polverosi, effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 84 47 22. Sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, possibilità di cambiare lo spot 3 volte in un anno, pagina dedicata sul nostro sito internet, realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social, passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio, formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario, 6 mesi euro 200, 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti. Edi Di Michele 339-4560-657. Antonio Perna al 329-3531-717. Davide Iannuzzo al 380-3115-430 oppure al 328-8812-506. CRT Radio è tutta un'altra musica. Stai ascoltando CRT. Eh sì, sì, siamo proprio noi, CRT. È tutta un'altra musica. Ma non è che hai preso sonno lì dentro? Mamma, si sta benissimo. Poi ti ho messo anche seduta qua. Va 2 ore, mi vuoi tenere in piedi. Ti manca il caffè. Io stamattina lo diciamo, non siamo riusciti a portare il thermos. Allora, mia sorella si è sgraffignato il mio thermos e quindi volevo portarmi allora, il caffè. Allora, possibilmente, quelli che ci sentono da Bergamo di sotto, sgraffignare significa rubare. Tu sottrarre, vedi, impropriamente. Ti vedi ogni tanto? Made in Sud quando faceva, ma quella versione di Gigi D'Alessio non si poteva guardare dopo. Ma Gigi, perché c'hai sempre questo Gigi D'Alessio? Ti prego, perché ha rovinato una delle trasmissioni più belle. È ricominciata, lo sai, è ricominciata. Quindi chi presenta? Biagio Izzo e la Gregoracci. Ah,
Vabbè, allora si può fare. Viaggio di sacrificolacci e poi c'è l'altra sempre storica. Fatima. Ma che stai facendo? Sto spegnendo la stufetta, Fatima. Ma quindi c'è ancora la stufetta? Adesso l'ho abbiamo ascoltato Fatima, per le mie amiche. Fatima è scesa dalla, sì, dalla Francia. Sì, è meglio che scendo ogni tanto. Abbiamo ascoltato per le mie sì, amiche. Sì, ma io stavo dicendo un'altra dimmi, cosa. Dimmi, Davide. Mi sono dimenticato. Vedi, lo sapevo. Ma tu mi blocchi sempre. Dicevo che abbiamo ascoltato per le mie amiche Donne di Zucchero, questo singolo del 1985 che tu hai detto che... Hai parlato di Sanremo, fu presentata a Sanremo nel 19... Zucchero è andato anche a Sanremo. È andato a Sanremo. Pensa tu che questa canzone è arrivata al penultimo posto. Penultimo. Tutte le canzoni di Sanremo che sono quelle che poi riscuotono successo. Sono poi questa canzone che di per sé è bellissima perché l'arrangiamento musicale è favoloso. Nel 1995 ha avuto un'altra botta di popolarità perché fu ripresa quindi come, come cover dai Neri per Caso. Te li ricordi? Neri per Caso, quelli che facevano tikiti. No, sì, oggi sono scomparsi perché Salvini non vuole che facciano. Neri per Caso erano di Salerno comunque. Okay, vabbè, io ho detto un'altra fatto cosa. La battuta di Annuzzo. Adesso è Dio arrivata. Dammi la forza di forza sopportare. Forza e pazienza. Chi è arrivato adesso? Adesso è arrivata. Mi vuoi dire un record? Di che? Ti devo mettere in difficoltà. Ma che difficoltà? Mo ce l'ho io il record proprio per te. Cioè? Che sei tu? Allora, Davide dà la colpa a figlio. Ecco qua. Vigliacco lui, perché dà la colpa al suo figlio di lo accusa che gli fa spendere troppi soldi per i Lego. Quando mai ho detto questa cosa? Dici no, costano tanto questi Lego, però li vuole, li devo comprare, Gabri, li vuole, bla bla bla. Praticamente compra una scatola di Lego ogni due giorni e quindi il record è legato proprio a questi mattoncini colorati molto molto costosi. Cioè il mio portafoglio. Il tuo portafoglio praticamente. È stato costituito un record che poi è stato appunto è entrato nel Guinness dei primati per la torre dei Lego più alta del mondo ed è stata costruita, realizzata in Austria, a Vienna, ed è, pensate, è alta quasi 30 metri e per realizzarlo sono serviti più di 500.000 mattoncini colorati. Davide, ad occhio, quanto è costata? È costata tantissimo. Dipende se sono solo mattoncini, se la torre speciali. Se la torre porta le finestre, porta il faro, porta la luce, si muove, allora adesso, si gira il faro durante la pubblicità ci informeremo di questa cosa. Hai visto quello invece in autostrada che è rimasto senza benzina? No, è un record. Era un latitante. Ah, un latitante è rimasto senza benzina. Arrestato dalla polizia. Non ci sono più i latitanti di una volta. Non ci sono più. Torniamo un po' al nuovo angolo di questo. Ma queste succedono in Italia queste cose? Eh sì. È successo a Lucca. E poi chi è andato a recuperarli? E poi la polizia luccava. Torniamo all'angolo dediche, come se fossimo negli anni 90, 91, sì, 90. Però noi vogliamo una dedica, Massimiliano, io ti amo. Ce l'abbiamo quasi. Giuseppina, io ti ce sposo. Ce l'abbiamo. Poi certi nomi escono qua. Giuseppe, oppure quelli che si facevano ingelosire. Totone, perché sei morto. Facevano ingelosire l'altro, quindi facevano la dedica. Ma che radio? No, ci stavano sti intrecci. Ma hanno... che radio ti ascoltava? La posso dire? No. E poi noi già abbiamo questo guai addosso, quindi lasciamo stare. La posso dire? Lasciamo stare. Allora, è arrivata la richiesta di una dedica da parte di Elisa... Queste sono sempre quelle 20 euro che lasciamo sul territorio. No, queste non devono da loro 20 euro a me perché stiamo facendo la dedica. Appunto, ce la lasciamo sul territorio. Quindi Elisa dedica alla sua dolce metà Michele una vecchissima canzone, però è un evergreen, The Roxette, Sleeping in My Car. Ce l'abbiamo, Iannuzzo? Questa la spostata. No, ha spostato la sedia, ma sta partendo. Quindi, sta partendo? Sì, sta partendo. Ascoltiamo. Guarda. Senti. Sleeping in My Car. We'll be right back.
Ma adesso ti ricordi a chi era dedicata questa canzone? Questa canzone era dedicata a Michele da Elisa, Sleeping in my car, The Roxette. Roxette 1994, estratto dall'album Crash Boom Bang. Ed era una delle... Hai visto che fa la tecnologia? Allora, il Roxette 1994, io ero proprio all'apice della mia adolescenza. Cioè, avevi 7 anni, 8 anni. Ma che 7 anni e 8 anni, Davide? La matematica non è un'opinione. 1994. Avevo la maggiore età, sicuramente. Ah, non ho capito, 84. No, no, 94. Te la ricordi? Te la ricordi lei? Non te la ricordi? No, no, io ero avevo lasciato da poco il ciuccio, quindi. Vabbè, è una band rock svedese. Non te li puoi ricordare. Di dove sono? In Svezia. Svezia. Invece io ti porto in Colombia. L'amore delle mamme verso i figli, però c'è anche l'amore dei papà. Certo. Hai letto Guai quella storia che sta facendo il giro del mondo in Colombia? In Colombia, le immagini che arrivano dalla tribuna dell'Independiente di Santa Fe, una squadra, forse una delle squadre più famose colombiane. Sì. Il papà. Scusa, stai parlando di calcio? Sto parlando di calcio. Il papà porta il figlio allo stadio, il bimbo purtroppo è non vedente, e gli fa vivere la partita in un modo spettacolare, raccontandogli minuto dopo minuto la telecronaca personalizzata. E c'è proprio un video che bellissimo. Se andate su YouTube da brividi. Guardo, che poi l'ha postato Fox Sport Italia, che sarebbe lo Sky inglese. Quindi onore al papà. E fanno vedere proprio quando la squadra locale di casa fa il gol e quindi il figlio che esulta insieme a mamma. Bene, sono queste le storie che ci piacciono, vero Iannuzzo? Sì, questo. Poi noi siamo amanti specialmente dei bambini, quindi abbiamo un'altra... ci siamo commossi, dai. Ci siamo commossi. Ma infatti poi quando ci sono questi legami, questo è bellissimo. Le immagini sono bellissime. Sì, basta andare su YouTube, vedete. Vi invitiamo ad andare a vedere il video se non l'avete ancora fatto. E quindi noi oggi vogliamo fare un po' di auguri. Chi è nata? Allora, adesso non lo so chi è nato. Non è nato nessuno. No, io volevo fare per conto di Filomena Caruso e dei suoi tre bellissimi figli. Però qui noi vogliamo fare vogliamo fare gli auguri, vogliamo fare quello. Però noi siamo pure dei poveretti, un pezzo di torta, non bottiglia di spumante. Ma ancora, sono sicura che Filomena l'ha preparata la torta, quindi sicuramente a me dopo arriverà a me. Ma tu mica mangi con lo stomaco mio, scusa. Facciamo gli auguri a zio Peppe da parte di Carmine, Alberto e Pasquale. Facciamo ancora gli auguri ad Antonia del bar Zanzibar per il suo compleanno. Auguri Antonia, auguri a zio Peppe. Vedi, anche in inglese. Happy birthday to you. Scusa, a me stamattina... candeline, auguri! Stamattina mi è arrivata la notifica dei ragazzi del bar di Zanzibar. Loro, siccome hanno un profilo Facebook, Antonio e Fabio... Sì, Antonio, tu non sai chi è Antonio e chi è Fabio. Io ho detto, scusa, ma chi è il compleanno? Il compleanno è di Antonio. Quindi... Abbiamo fatto gli auguri anche Antonio. Anche qui la torta? Hai fatto gli auguri a Antonio? Abbiamo fatto gli auguri. Io ho fatto gli auguri a Antonio. Vabbè, ma tu parli anche per me. Tu non mangi per me, ma parli anche per me quando fai gli auguri. Auguri a tutti. Poi se ci sono altri compleanni, c'è però un'altra dedica. Non so che tipo di rapporti possono avere queste due persone che si stanno interfacciando. Comunque c'è un certo Nicola che ha dedicato alla sua Francesca. Sarà sua Francesca, penso di sì. Non lo so, ma già la canzone non è che mi ispira tanto e mi dice... Perché è bellissima quella canzone. Sì, ma proprio non è che è proprio una canzone d'amore. Che ne sai? È d'amore? È certo. Ma io non lo sento in romano, quindi non lo so. Mannarino con Me son ubriacato. Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi
mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Stai ascoltando CRT. Il radiogiornale è offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di ravece. Buongiorno dalla redazione. Nuovo vertice di governo oltranza stasera sulla TAV dopo la fumata nera di ieri. Il Movimento 5 Stelle fermo sul no all'opera. Oggi mi aspetto la decisione finale, va in pressing Salvini, rassicurando comunque sulla tenuta della maggioranza. La scelta entro venerdì, prospetta infine il Premier Conte. Reddito di cittadinanza si parte. Da oggi si possono presentare le domande alle Poste o ai CAF, ma il rischio caos. Le regioni lo evocano per l'arrivo nei centri per l'impiego dei 4.500 navigator proposti dal ministro Di Maio, mentre Poste suggerisce agli utenti di presentarsi in ordine alfabetico. Orrore a Napoli dove una giovane di 24 anni è stata stuprata da 3 giovani nella stazione della ferrovia circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. La violenza è avvenuta nell'ascensore della stazione. Gli agenti hanno analizzato i video delle telecamere per rintracciare i responsabili. E proseguono anche oggi le ricerche sul Nanga Parbat degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi ormai da 10 giorni. Si esplorerà la zona della via Kinshofer, itinerario di salita e discesa maggiormente percorso e normalmente attrezzato con corde fisse, ieri senza esito i controlli fatti con i droni. Lo sport, dopo il 2-1 dell'andata, stasera la Roma sfida il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. In campo anche Paris Saint-Germain, Manchester United. Ieri sera travolto ed eliminato 1-4 il Real Madrid per mano dell'AI. Il radiogiornale è stato offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di ravece. www.famevo.it. Stai ascoltando CRT. Thank you.
certezze, pilastri di rabbia e paura. Siamo lontani dai giorni che ci hanno concesso di apprendere il senso di chiederci scusa con un compromesso e trovare la cura. E ora capisco perché non ho mai amato nessuno all'infuori di te. Che insisti, che insisti, che insisti, che insisti. Non c'è più niente da dire, è la verità. Anche se cerchi ogni giorno un frammento d'amore, che vita sarà? Voglio ascoltarti per ore, ma prova a convincermi che prima o poi tornerà la felicità. La felicità. I sogni sai vanno dipinti anche se non li vedi, ma se poi ci pensi spesso svaniscono proprio perché non ci credi. O forse ti cambia il colore l'amore che prende e che dà, lo puoi comprendere. Se cerchi ogni giorno un frammento d'amore, che vita sarà? Voglio ascoltarti per ore, ma prova a convincermi che prima o poi tornerà la felicità. La felicità. CRT 24 ore su 24, sempre con te. Rieccoci, diciamo che ci siamo andati a prendere un bel caffè. Ma quando mai, Davide? Ma noi dobbiamo far immaginare alla gente. Qua c'è solo alloggio, niente vitto. Cioè non abbiamo solo alloggio, niente vitto. Non si mangia. Vedi che siamo diventati secchi secchi. No vabbè dai, ti prego, il caffè ci vuole. Il caffè proprio è d'obbligo. Scusa, io vengo da... Da dove vieni? Stai qua, abiti qua, un po' di caffè lo potevi portare. Tu hai passato 50 paesi, non si sei fermato a uno. Ma l'avrei portato freddo. Fammi prendere un succo, non fanno nemmeno più i succhi di frutta di una volta. Perché? Che mettevi il caffè dentro. Ma sai che i succhi di frutta sono pieni di zuccheri? E che fa? No, anzi, io oggi ho letto un articolo. Eccolo, guarda che giornale. C'è un giornale, lo sentite come sfoglio. Praticamente dicono che adesso che siamo alle porte della primavera bisogna fare tutto in bicicletta. Quindi annuncio, tu da domani scendi in radio con la bicicletta. Il problema poi è risalire. Appunto, quello è. Se fanno tutto discese. Ma ci sono più discese o più salite? Per te ci sarebbero più salite, perché poi ti lamenti e dopo la discesa ti fai venire a prendere. Ma io già se faccio tre passi mi vengono affanno. Quindi qual è l'alimentazione giusta per chi fa sport e che per chi fa bicicletta? Sicuramente un po' di carboidrati, niente zuccheri, qualche proteina, niente fritti e cianfrusaglie, niente fieste. Vabbè, Kinder Delice, dai. Abbiamo ascoltato Mannarino con Me Sombriacato. Hai visto che era una bellissima. Quindi si era innamorato, sto ragazzo. Mannarino, Poi non abbiamo capito chi è, ha messo solo il nome, quindi va bene. Però. Chi è?
Nicola per Francesca. Però è una bella dedica, sicuramente non è una canzone d'amore stanco. Però, se, come che sta il carnevale in giro, quindi può darsi che ha bevuto un po' troppo. No, è smaltita. Parlando di storie d'amore, Iannuzzo, vabbè, tu sei sposato, io sono sposata, la gente si sposa. Lei è sposata, si è sposata. I miei amici sono sposati. Però invece ci sta questo. Che guarda che c'è pure chi non lo vuole passare sto guai. No, ma ci sta pure chi lo passa peggio, perché tu pensa a questo. C'è qualcuno peggio questo di noi. Questo di Napoli, questo ragazzo di Napoli, e c'è anche nome e cognome, che ha condiviso appieno il motto "chi fa da sé fa per tre". E allora ha riunito tutta la sua sacra famiglia, ha fatto l'ultima cena. Tutta la famiglia, ha fatto il bomboniere, ha fatto il viaggio di nozze, ha scelto l'anello, ha invitato amici e parenti, ha scelto il ristorante più adatto alle sue esigenze e quindi ha deciso di rendere anche pubblica questa sua cerimonia festeggiando al famoso ristorante che è del boss delle cerimonie. Ve lo ricordate quel programma molto trash che ci descrive perfettamente, a volte anche, cioè io sono un po' offesa da quella trasmissione, perché noi non siamo tutti così. Ma sono trasmissioni televisive. Sono vere, cioè chi sta al nord pensa che noi matrimoni li festeggiamo così, cioè, come invece no, li festeggiamo peggio. No. Quindi in parole povere questo ragazzo si è sposato da solo. Detto oggi sposo me stesso, è un quarantenne napoletano che ha deciso di sposare se stesso. Cioè si è fatto tutto da solo. Ha fatto tutto da solo, detto, sono la migliore persona con la quale posso decidere di condividere la mia vita. Bene. Davide, accende pace. No, e l'altro l'hai sentito, l'altro che stava agli arresti domiciliari? Quale? Quelli che stava agli arresti. Bellissimo, quello. Quelli che stava agli arresti domiciliari. L'abbiamo letto a tavola. A tavola a casa mia. Abbiamo letto questa news. Dai, raccontala. No, il ragazzo era agli arresti domiciliari. Non sì, so che è un ragazzo chiaro. Giovane, meno di 30 anni. Aveva spacciato un po'. Spacciato cosucce. Non lo so, ma cosucce, roba di poco. Polvere stava bianca. Agli arresti domiciliari. Quindi non sopportava più la moglie. La compagna. Se n'è uscito. Si è fatto arrestare e ha detto Preferisco la galera ed è stato subito accontentato. Questo bisogna farlo santo subito. Foraccio però, santo subito. Che disperazione. Io immagino che per fare un gesto, per scegliere quattro mura gelide, però pensa che noi un cesso nel proprio alla moglie. Però noi donne sappiamo essere belle insistenti, pesantucce. Adesso abbiamo, chi abbiamo? Quelli dei film. No, guarda che la rubrica dedica sta avendo un grandissimo successo anche oltreoceano. Che film presenta? Ma dai, silence please, Iannuzzo. Abbiamo ricevuto una dedica da Boston. A che ore sono a Boston? Scusa, adesso? Ma non dormono là. Appunto, a Boston stanno 6 ore indietro, quindi adesso... Quindi sono le 5 di mattina. Sì. Adesso là si sveglia. Mario, ma che fai sveglio a quest'ora, amico mio? Praticamente là si svegliano, adesso si fanno la salsiccia, il ketchup. No, maionese. Mario no. No. Mario cappuccino, cornetto, già lo so. Perché fanno pure i cappuccini e cornetti? Sì, no? Mario sì, a casa sua si fa il cappuccino col ketchup. Vero Mario? Comunque fritte. Mario ha scelto di dedicare alla sua bella moglie Adriana un brano, sono le 5, vedi mi ha scritto adesso, un brano del boss, vedi il boss è una passione condivisa, quello delle torte, delle cerimonie, del boss, ha detto Mario si parte per il lavoro, qui sono le 5, Mario buon lavoro, buona giornata, Mario arriva a luglio, quando vieni a luglio con la famiglia te lo faccio conoscere. Facciamo una puntata extra, anche se a luglio siamo USA Italy. Ma Mario è Italy per sempre. Comunque ha dedicato. C'hanno un grande presidente, però. Vedi, adesso, sì, cappuccino. Cappuccino. C'hanno un grande presidente. Oh, Trump. Sì, il parrucchino si sta un po' sbedendo. No. Ma io quando dico grande presidente è il contrario di quello che dico. Lo so, è ironico. Quindi. Vorrei vedere Iannuzzo. Comunque, vicino a Trump mi vorresti vedere. Te stai un po' zitto, mi fai lanciare sta dedica. Voglio vedere il film che esce, dai. Allora, Mario è dedicato alla sua moglie Adriana, Tunnel of Love di Bruce Springsteen. Vai, boss! Tunnel of Love.
on my hand while his eyes take a walk all over you. Hands me two tickets, smiles, whispers good luck. Well, cuddle up, angel, cuddle up, my little dove. Well, ride down, baby, into this tunnel of love. Well, I feel a soft silk, purple blossom, through them soft grills in our little farmhouse. And the lights go out, it's just the three of us, yeah. You, me, and all that stuff, we're so scared of. Come sei contenta, eh? Ma bellissimo, una boccata d'aria per me, ossigeno puro. Il sì, però il tuo amico manda le fotografie del cappuccino. Noi siamo digiuni, sì, senza acqua. Noi proprio adesso, Mario, stavamo dicendo: ma no, che fame, mamma, che sete, mamma. E tu arriva la foto da Boston del cappuccino italiano. Cioè, siamo messi proprio male. Male. Arriva dalle sono le 5 lì da Boston. E ma comunque è una persona che si sveglia presto a confronto a te. Ho capito, ma io non voglio il cappuccino. Col cappuccino a mezzogiorno, sì, bagniamo i maccheroni.
Però abbiamo ascoltato il boss, grazie a Mario. Parliamo un po', due secondi, di una notizia strana che mi ha colpito tantissimo. Perché uno quando è signore, Davide. Se uno è educato, anche quando si tratta... Cioè, stamattina devo andare a fare una rapina, però sono educato. E allora vado... Questa l'ho sentita, sì. Sono educato, però, questa è bellissima, però devo andare a fare una rapina, però sono educato. Quindi in Piemonte è successo che questo educatissimo signore aspetta il suo turno in coda... Alle poste, fa tutta la fila, ed è successo in provincia di Alessandria, come riporta la Repubblica. Un uomo, dopo aver atteso pazientemente il proprio turno in coda, è arrivato il suo turno appunto, ha estratto un coltello, ha minacciato tre impiegati e si è fatto consegnare il denaro della cassa, circa 3.500 euro. Però poi il rapinatore si è dileguato a volto scoperto, però è stato educato. Poteva passare avanti a tutti, invece ha fatto la fila. Ha fatto la fila, quindi. Ma quanta stranezza c'è nel mondo. Ma io li vorrei vedere questi personaggi. Perché? Ma tu ti immagini uno che... Secondo che me lo puoi vedere se ti fai un giro sul web. Ma tu immagini web. Uno dietro di me che dice, io lo voglio far passare, no, fai con calma. E poi ti vedi che lui rapina l'ufficio postale. 3.500 euro, una bella rapina, educata. Adesso va a mangiare dove? Non lo so, non penso che servano per andare a mangiare. No, adesso va a mangiare in quattro mura, come quello Ah, sì, da Napoli, quindi, in Italia. No, non vai in galera. Ma non penso proprio. Iannuzzo, cosa abbiamo qui sul nostro cosa abbiamo? Menù? Cosa abbiamo? Uno parlando di USA, sì? Ha investito un pupazzo di neve dei Come bambini. Ha investito? Ah, è stato licenziato dalla ditta che lavorava. Per cui lavorava. Perché ha fatto piangere i bambini. Vedi? Qua, vedi. E noi invece in Italia siamo educati, andiamo a rapinare le banche, facendo poste. La fila. Poi parliamo di tesori dimenticati. Cioè, questo signore, quest'uomo di 76 anni, che ha dimenticato, mi pare che fosse in Germania, su un treno durante un cambio, una valigetta. Sulla custodia c'era proprio scritto bene a chiare lettere il contenuto, e si trattava di un'opera di Pablo Picasso del 1953, ed era un vaso appunto realizzato dal Picasso. L'ha dimenticato sul treno e ovviamente Iannuzzo non è stato ancora recuperato, perché pare che questo valesse intorno ai circa 10.000 euro. Adesso te la dico io una, però voglio vedere se ci credi, da donna. Cioè? Ma puoi accorgertene di partorire tre ore prima? Sì. Non l'avevi visto quella trasmissione? Non sapevo di essere incinta? Ma come fai? No. La ragazza di 21 anni, non so di dov'è. Davide, alcune volte le gravidanze possono essere molto silenziose, specialmente se uno non le cerca. Sì, tu metti la pancia, diciamo. Ma che significa? Non sempre metti la salsiccia di ieri sera. Non hai mai visto la trasmissione e non sapevo di essere incinta. Ah, okay. E devi vedere la faccia dei papà. Quando nel cuore della notte vengono svegliati, mi dici tu, ma che è successo? Stiamo in ospedale a partorire perché era incinta. Chi è che li fa questi programmi? Real time. Vabbè, ok. Io la ritengo la cosa assurda. No, e poi no, tra cui questa ragazza a 21 anni non era nemmeno grossa? Come grossa, nel senso, no, piccolina. Io te le faccio dire a te certi termini perché io non li però fai dei gestacci, ma io per gli annuncio che non riesco a trattenermi. Allora, e quindi sai che era molto magrolina, ha partorito un bimbo di 4 kg, quindi come si fa a non accorgersi di essere incinta? 21 anni, corri in ospedale, mi fa male qua, forse è il broccolo di ieri sera. La salsiccia dall'altra parte, forse il broccolo e salsiccia come quello che hai mangiato tu a Carnevale, a Castelvetere. Come si chiamava? Abbiamo mangiato lucciolo. Lucciolo, va bene. Un'altra dedica, guarda, queste dediche stanno andando forte stamattina. Io prima, tu lanci la dedica, prima della dedica ti porto al cinema, vedi che uomo. Ci sono un po' di film che mi andrebbe di vedi, vedere. Ti porto al c'è cinema. C'è quello di Gassman che mi piacerebbe andare a vedere un po'. Che film? Non mi ricordo, guarda. Non mi ricordo di essere incinta. No. Ah, non è. Allora, abbiamo Annalisa che vuole dedicare al suo Roberto una bellissima canzone d'amore, ha detto lei. Io inizio a prendere il coltello, mi pugnalo da solo. Ha detto lei che non bellissima. Sì, Annalisa! Puntualizza, dai, non ti ha sentito. Puntualizza di nuovo. Ha detto che è una bellissima canzone d'amore. Ha scelto Grande Amore del Volo. Del Volo. Io ascoltiamola. Io prima Annalisa. Per Roberto. Prima del grande amore dei Volo ti porto al cinema. Ok,
cinema e poi canzone. CRT, musica ed emozioni. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dal regista di Tekken. Oggi è il quinto anniversario dell'assassinio della sua famiglia. È tornata. Giudici corrotti, poliziotti venduti. Che voglio? Voglio giustizia. Una madre che ha perso tutto è capace di tutto. Vi ucciderà uno dopo l'altro. Peppermint, l'angelo della vendetta. Dal 21 marzo al cinema. Gli amici più forzuti della Gallia sono tornati. Cosa? Con vecchie conoscenze e nuovi amici. Questa sera metterò fine al villaggio di quei baffuti. Sarà la fine per Asterix. Il film d'animazione più divertente della saga di Asterix e Obelix. Mirate su e volli! Asterix e il segreto della pozione magica. Dal 7 marzo al cinema. 01 Distribution presenta... Non accetto che mi si dia del razzista! Dopo il grande successo del primo film, la famiglia Verneuil torna al cinema. Ti ho scoperto, Taliban. Ha una cintura esplosiva intorno alla vita! No, non è un kamikaze, ha una fascia lombare! Non sposate le mie figlie, 2, dal 7 marzo al cinema. È valido come buon ingresso per le Minus Escape Room. E vinci $1 milioni. Non fidarti di nessuno. Quando comincia il gioco? Credo che sia questa l'escape room. Questo sì che è inquietante. Cerchiamo indizi. Hanno fatto queste stanze per noi. Fatemi uscire subito. Escape Room, dal 14 marzo al cinema. Sanno tutto, ogni cosa di noi. Prova a sopravvivere. Avevo una famiglia fantastica, ma un giorno mi sono persa ed ero molto lontana da casa. Ammazzo! Ehi, c'è un cane! Forse ha bisogno di aiuto. Ci sono legami che la distanza non può spezzare. Ho scoperto che ogni sfida incontrata, ogni paura, mi portavano un passo più vicino a casa. Un viaggio a quattro zampe, dal 14 marzo al cinema. Tratto da una storia vera. Come ti chiami? Rick. Allora, White Boy Rick, vuoi movimentare tanto? Vieni da me. L'ascesa al potere del più giovane informatore degli Stati Uniti. Ci diamo una sistemata! Una leggenda. E saremo di nuovo una famiglia! Matthew McConaughey. Questo sarà il nostro anno, me lo sento. Cocaine, la vera storia di White Boy Rick. Dal 7 marzo al cinema. A marzo. Invasione spaziale. Inseguimento in auto. Scopriremo la storia. È pieno di minacce lì fuori. Ci servi tu. Della più grande supereroina Marvel. Questa guerra è solo l'inizio. Non combatterò la tua guerra, la finirò. Captain Marvel, dal 6 marzo al cinema. Dopo il successo della Pazza Gioia, il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi. No, ma non fa niente, ero venuta in cerca di un po' di dolcezza, va bene. Cos'è la vita senza l'amore? Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Valeria Bruni Tedeschi. I villeggianti. Dal 7 marzo al cinema. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Resetta la noia, connettiti a CRT. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore, che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei.
Per la tua pubblicità su CRT chiama al 328-8812506 oppure al 380-3115430. Rieccoci. Direi, non ti si può guardare, Annu. Perché io sono bellino. Si è piazzato una parrucca multicolor. Scusa, non ho capito, Trump si può mettere la parrucca e io non mi posso mettere la parrucca. Un rimasuglio del carnevale. Vedi che il carnevale non è finito. Però i capelli ricci ti stanno bene. Lo so. Oddio, dovresti farti pure le sopracciglia colorate, perché si vede che non è un colore naturale. Ma io da bambino ero riccio. Da bambino eri riccio. E poi che è successo? poi a metà strada sono diventato liscio. E poi liscio mi ha abbandonato. Comunque. Abbiamo ascoltato per Roberto, da parte di Annalisa, Il Volo con Grande Amore, questo brano che nel 2015 ha vinto il Best Festival di Sanremo. Quest'anno si sono piazzati secondo questi. Questi sono piazzati terzi, hanno vinto pure due dischi di platino, hanno venduto più di 100.000 copie. Ma questi non erano quei ragazzetti che sono stati scoperti da... Siciliani, da Claudio Cecchetto? Ah, non Pippo Baudo? No. Comunque oggi 6 marzo, lo sai che giorno è oggi? In che senso? A parte mercoledì, a parte marzo, a parte che entra in vigore oggi? Che entra in vigore? Il reddito di cittadinanza. Ah! E quindi dobbiamo fare le domande? O siamo già in ritardo? Perché dobbiamo fare le domande? Come radio sì, come radio ci servisse il reddito cittadinanza, perché siamo una radio povera, però come persone penso che non sanno chi sta peggio di noi. Sì? Allora invitiamo. Ma tu sei favorevole al reddito di cittadinanza? Sì. Vabbè, lo dice tanto per dirlo. Dobbiamo parlare. Quindi tu sei favorevole a tenere la gente ferma in casa? No. Non tocchiamo questi tasti. Che poi più arrivano, che altro non che sono favorevole a farli lavorare 18 mesi soltanto. Non devono lavorare 18 mesi. No. Loro hanno il reddito di cittadinanza per su 3 offerte di lavoro. La prima offerta di lavoro è su 100 km di distanza da casa. La seconda si amplia a 250 la terza e poi te ne vai proprio in un altro. La terza si amplia in tutta Italia. Quindi prendi una ragazza siciliana che sta in Sicilia, deve andare a lavorare a Milano per 700 euro. Quindi vabbè, lasciamo stare la politica. Nella politica di oggi fa letteralmente. Questo è un programma troppo cazzaro per parlare di queste cose, perché la politica è una cosa seria. Bravo, bravissimo. Allora, ti volevo dire, tu hai parlato prima di quella ragazza che non sapeva di essere incinta. Hai parlato che forse aveva mangiato un po' troppo. Sì, ma era tu il lo broccolo sai. Di lato che gli faceva. E poi è nato il bambino. Lo sai che uno degli ultimi record è stato sostenuto, diciamo così, da un irlandese di 28 anni, che ovviamente io prendo solo quelle più, se non sono strane non ci piacciono, è riuscito a produrre il maggior numero di salsicce in un minuto. Produrre salsicce ma c'era in pure un quella minuto. Del pezzo di... Quante ne ha fatte secondo te? Quante ne ha fatte secondo te in un minuto? Salsicce? Aspetta, stavo facendo le salsicce. Stavo leggendo un'altra notizia. Vabbè, comunque questo in un minuto ha realizzato 78 salsicce ed è un record, uno degli ultimi Però record. A me mi piace più di quell'altro che sgrangia i reggiseni in un minuto. Ah, 70 reggiseni in un minuto. Dici che sono 70, secondo me sono di Quanti più. Quanti erano? Non mi ricordo, l'ho persi. A me piace più quella. Ah, poi... sì, va, te lo ricordi benissimo. Hai visto? Ma a me perché qua dice, non è un maniaco. Anche se la disciplina in cui eccelle farebbe pensare al peggio. Stiamo parlando di Sean Murray, l'irlandese che detiene il record del maggior numero di reggiseni slacciati in un minuto. Lui è capace di slacciare 70 reggiseni in 60 secondi. Scusa, ma come funziona? Roba da far impallidire il nostro Rocco nazionale. Scusa, ma come funziona? Sgancia il reggiseno e se ne va. E poi passa l'altra. È fesso però. Ma scusa, sei un record. Se ne va. Sei un record, è un ma record. Ma poi i reggiseni sono tutti con aggancio uguali. E che ne so? Ma tu non vedi, non approfondisci la notizia. Ma ci saranno dei giudici, dei notai che hanno preso atto di tutte le caratteristiche. Penso di sì, che sono quelli classici con i gancetti. Okay. 70 in 60 secondi, quindi ne fa più di uno al secondo. Dimmi. A parte il reddito di cittadinanza, stiamo parlando di cittadinanza, ti do un'altra notizia strana. Sì? Muore al lavoro e nessuno se ne accorge. Ah, e quindi questa è una notizia triste, non strana. Comunque era un call center, quindi come fai a non accorgerti di una persona? È rimasto lì per un giorno.
Quindi... Oddio. Poi, come si dice da noi, inizia a puzzare, quindi se ne sono accorti. Va bene, stendiamo un velo pietoso sulla notizia di Davide. Questo lo devi consiglio. Ampiamente risparmiare. Va bene, va bene. Poi? Che ci ascoltiamo? Adesso vi ascoltiamo. Un'altra noi siamo quasi in chiusura, quindi tra... Già, sono finite le 2 ore. Tra un quarto d'ora chiudiamo, quindi... Che cucinate oggi? Faremo una rubrica sulla cucina, sicuramente. Sì, sì. Per dire che per decidere un po' cosa cucinare poi patane, a sottomezzogiorno. No. Io oggi mi gioco pasta e fagioli. Ti giochi? Ma non volevi il cappuccino? Sì, però dopo pasta e fagioli. Vabbè. Chi è questo cantante? Allora, qui c'è una risposta alla dedica. Ragazzi, qua è botta e risposta. Cioè? Come, cioè, questo è maschile. Sempre da Boston. C'era prima Mario. Ma che fortuna che abbiamo noi. Ci abbiamo Mario per Adriana. Adesso cosa ci abbiamo? Adriana per Mario. Bravissimo, sei attento. Bravissimo. Adriana per Mario, che ha scelto un brano che è stato suonato e quindi abbiamo poi ballato tutti al loro matrimonio. Ed è Ed Sheeran, Perfect. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you. My dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids.
bentornati. Ed Sheeran, Perfect, una canzone bellissima. Poi lui è dolcissimo. Ha avuto un successo strepitoso in brevissimo tempo. Proprio pum, ha fatto il botto. Però è rimasto umile, il ragazzo di sempre. Tu pensa che lui in che senso? Ha fatto il botto. Ha fatto il botto. Nel senso che ha spopolato ed è rimasto umile. Ha sposato, mi sa, da poco la sua ragazza storica dall'asilo, dalle elementari, dal grembo. Quindi, dal sì, grembo? Dal grembo, penso sì. Un'altra storia. Si corteggiavano storia, nella culla dell'ospedale. Sì, un'altra storia che ha destato qualche polemica ultimamente è la presentazione, l'esecuzione della canzone che poi è stata la canzone vincitrice della statuetta più famosa del mondo. Qual è, Iannuzzo, la statuetta più? Il telegatto? No. Il tapiro? No, ah, no. L'Oscar. L'Oscar. Lady Oscar. No, Lady Oscar, il fratello. Lo ricordi Lady Oscar? Sì. Com'è la canzone? Oh, Lady Oscar, tutti fanno festa. Che spiace cartone, ma guarda. No, non è così. No, io guardavo Mila e Shiloh. Poi sì, te la spiego perché. Sì, io guardavo Ollie e Benji. Guarda come si invertono le cose. Comunque questa canzone. Ma poi te la spiego perché guardavo. Te stampo zitto. Ma sì, ma se non mi fai finire. Questa canzone devo alzare la mano per parlare. Sì, attieni l'alzata okay, adesso. Quindi praticamente lei ha eseguito questa canzone alla notte degli Oscar, che poi è stata vincitrice della statuetta della migliore canzone, Shallow. Stiamo parlando di Lady Gaga, che non è la sorella di Radio Gaga The Queen. Anzi, lei ha preso proprio il nome dalla famosa canzone dei Queen, Radio Gaga, perché lei in realtà si chiama Stephanie Joan Angelina Germanotta. Ma caspito, firma e questa. Quindi si doveva chiamare per forza Lady Gaga, perché con tutto il suo nome. E come firma questa quando Lady Gaga? Non può firmare Lady Gaga. Quindi lei ha eseguito, ha detto: io non potevo eseguire questo brano se non con te. E si rivolgeva a Bradley Cooper. E è stata un'esecuzione molto romantica, con molto trasporto. Qualcuno ha avuto da ridire perché si è immedesimata nei panni della compagna di Bradley Cooper. Ha detto: io al suo posto non avrei tanto gradito. E quindi è andata così. Vi invito ad andare a vedere questi video su YouTube. Bellissima, bellissima la canzone, bellissima l'esecuzione, bellissima l'intesa. Iannuzzo. Ah, mi chiamo da solo, quindi. Ricordiamo un po' gli appuntamenti di CRT. A parte appena se ne vanno sti due matti ai microfoni. Appena vanno a casa il gatto e la volpe. Ritorna la programmazione H24 del di CRT Radio. Subito sì, dopo di noi. Diario politico con Norberto Vitale in collaborazione con Telenostra. Poi ci sarà Top Sound con tutta la musica attuale che sta girando nelle radio. Classic, lì ascolterai un po' di musica che piace a te. Quindi dalle 16 Onda Show. Sì. E poi ritorniamo in diretta live direttamente dai nostri studi. Ritorno io alle 8. Mi ascoltate di nuovo in un'altra versione. Versione calcistica. Ci avete rotto il calcio. Il calcio, non dei sempre parolacce. Calcio con tutto il calcio irpino dilettantistico. Chi c'è stasera? Stasera avremo in collegamento, avremo in studio, in collegamento telefonico, l'allenatore dell'Eclanese Calcio in eccellenza, che sta facendo un campionato straordinario, Alessio Martino. Sì. E l'allenatore di promozione della FC Avellino, De Luca. Vorrei avere anche io una squadra a merito per farla venire qui. Quindi. E poi continuiamo con alle ore 21 con Cosimo Pucillo, il nostro Cosimo Pucillo. Fatti con... e facezze, grande Cosimo. Fatti e facezze. E si chiude alle ore 22 stasera con Top Music Web, che sì, parleranno di musica e bellezza. Bellissimo. Quindi per farti con Francesco più bella, Ricca e Angelita Ciccone. Quindi per farti più bella, ascolta la nostra amica, non ricordo il nome, mercoledì 6, musica e curiosità sugli artisti più belli del panorama musicale. Wow. Quindi ascoltiamo. Ospite e poi ascolta, E poi venerdì torniamo noi. No, perché hanno fatto la locandina, ma non mi hanno spiegato chi sono belli e chi è. Va bene. Venerdì poi torniamo noi con quattro chiacchiere venerdì con... torniamo noi molto seriamente. Molto sì, seriamente. Poi ne parliamo. Quattro chiacchiere con alle ore 20 con l'associazione Valentina Un Angelo per la Vita e con un'altra associazione un movimento che aiuta un ragazzo di Baronissi di 24 anni Donato, e quindi noi spiegheremo un po' le storie dell'associazione e di Donato. Tra mercoledì e venerdì però e c'è Big Arturo
c'è Arturo dopo di noi, c'è il calcio, l'altro calcio, l'altro calcio con Ezio, no, quindi dovete ascoltarci per dovete forza. Ascoltarci adesso io ti porto ancora in musica, sì, ti faccio viaggiare con me, sì, questa ancora non torna a casa, no, l'abbiamo persa, è una cosa, ma sono, che fine sono fatto? Sei mesi che va girando e non niente, trovo la non via di casa, no, non poi dice riesce. Che non dobbiamo chiamare i pompieri, vedi, no. Il pappagallo sa, si muove con otto autogru, dove sarà andare? Andata questa? Questa dove sarà? Chi sono loro? Sono i Maneskin con come si chiama? Torna a casa. Torna a casa? Ma chi è ma chi è poi sta Marlena? Marlena, quella che vende... Non quella delle mele. Ma una volta non era no. Torna a Sorrento? Marlena non è quello che vende pure i parchi a terra? Non lo so. A zone di Napoli? No, quella pubblicità occulta, io annuncio, sarai punito anche per questo. Ascoltiamo Maneskin. Per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare, quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire. Cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente, una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente, col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena. Lascia che ti racconti, avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere, questa città si affaccia quando ci vedrà raggiungere, ero in vivo tra l'essere vittima e essere il giudice, era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti lucide di dubbio mio, se fossero morti oppure rinascere. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare, quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Torna a sta casa che t'aspetta. Ma una volta non era Torna a Sorrento. Ma che scansone ti sento. Vabbè, comunque questa non torna, qua dobbiamo cominciare a preoccuparci, perché non è normale che questa sono sei mesi che... Che rompe le anime. E non la trovano. Comunque, questo singolo... Vogliamo dire che questo singolo appartiene all'album che si chiama Il Ballo della Vita, ha vinto già 3 dischi di platino in Italia, ha venduto più di 150.000 copie.
Vuoi fare l'ultima carrellata di record? Carrellata di record? Che ti è rimasto? Ah, no, hai ce messo più fogli che... Guarda che ce n'è di gente strana, quindi sì, possiamo dire che... Basta vedere noi due. Sì, il gatto e la volpe. Basta pensare che ho perso il pelo. Ecco, fa il rumore con quel foglio. Ce l'ho qui, praticamente. La donna, secondo te chi è che c'ha più piercing, l'uomo o la donna? L'hai detto, la donna. La donna, no, c'è una donna. La donna con più piercing al mondo è Helen Davidson, ha la bellezza di 5.920 piercing, di cui 500 sono situati solamente dove non batte il sole. Poveri maschi. E quindi sono oltre 3 kg di peso. Cioè questa quando fa l'amore con il suo uomo si deve stare attenta a dire: oh aspetta, là sta lo piercing, aspetta. Penso che se ne accorge già il compagno. Okay. Sì, invece l'uomo con più piercing al mondo è il cubano Luis Antonio Aguero, con un numero di piercing nettamente inferiore, ce n'ha solo 230, che pivello, e sono circa 175 di questi piercing di annuzzo, pensa che sono solo sul volto. 170. Ah ok, pensavo un'altra parte. No, 175. Okay. Immagino il connubio tra questi due sarà un... Sì, sì. Si sentono solo trip. Oh, questa era la carrellata, giusto? Questa era un'altra carrellata. Le uova. Cioè, un Guinness sulle uova. No. Un Guinness sulle uova. Io ho le galline, ma non le fanno. Questo Guinness è stato fatto nel 2011, quindi mi chiedo se sia stato poi superato. Questo ha impiegato 12 ore per mettere in equilibrio 439 uova, e è successo in Australia. Ovviamente poi una bella frittata per tutti. Ma che sfizio ci sta? Comunque provaci tu a metterne 3. Ma solo per comprarle 500 uova, vi devo vendere un rene. 439 uova, e quindi... E poi abbiamo quella della battaglia dei cuscini più lungo. Vabbè, più partecipanti. Lasciamo stare queste cose dei bambini. No, che quali bambini? È successo in uno stadio, durante una partita di baseball a St. Paul in Minnesota, ben 6.261 partecipanti armati di altrettanti guanciali, quindi hanno fatto... Cioè questi andavano allo stadio col guanciale. Armati. Io di solito allo stadio vado col fumogeno, con la bomba, con le bombe a mano, trick e track. Con le mazze. Che vandalo. E poi ci sono le unghie più lunghe. Vabbè, questa l'ho vista quando facevano una volta su Canale Ed è nominata la duchessa di New York. 26 centimetri per la mano sinistra e 24 per quella destra nel 2012, anno in cui è stato registrato il record. E non tagliava le unghie da 18 anni. Gli hanno detto: da quando è che non tagli le unghie? Io me ne mangio, quindi... E quindi hai risolto ogni tipo di problema. Va bene. Sono passate 2 ore. Va bene, senza caffè, non bevo caffè. Buonasera, buongiorno, sono Eddie De Michele e non bevo caffè da 2 ore. Sì, siamo al... come si chiama? I caffenomeni. Alla riunione dei... Anonimi. Gli alcolisti anonimi. Caffenomeni anonimi. Va bene, noi vi salutiamo qui perché già abbiamo sforato di un minuto, sì. Quindi la regia poi ci ammazza. Sì, quindi... torniamo in una veste più seria. Torniamo lunedì, anche con... Venerdì. In una veste io più seria. Il gatto e la volpe, sì. Lasciamo stare venerdì. Torniamo lunedì con il gatto e la volpe per sempre poi dalle 10 alle 12. Replicare il mercoledì. Ci dovete sopportare quindi il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12. Vabbè, ma penso che è una buona compagnia. È una buona compagnia. Studiatevi lunedì, le dediche. Lunedì, a parte le dediche, ospiteremo. Iniziamo a far anche qualche piccolo ospite in studio, anche via telefono. A sorpresa. A qualche gruppo musicale che sono un po' lontani di noi. A sorpresa. Poi noi. Noi improvvisiamo, noi improvvisiamo all'improvviso. Cioè, noi improvvisiamo. Qui vabbè, se capito. Possiamo che domani mattina, lunedì, chiamiamo a Berlusconi. Quindi poi ci fammi sapere che non mi sento bene lunedì. Ci porta la febbre. No, ma noi chiamavamo a Berlusconi per farci portare la nipote di Mubarak. Ah, ok. E quindi tu non capisci. Allora, io ci tengo a sottolineare questa cosa, che la scelta musicale per la chiusura della prima puntata del Gatto e la Volpe spetta gli Annuzzo, quindi mi dissocio completamente da questa scelta musicale che era tipica di ieri. Ti lascio con Gigi D'Alessio. No. Con Gigione. No, ci lascia con Renzo. Bella Biondi. Hai visto quella che va, tu poi dici sempre, quella che canta "O bella Biondi", com'era? Ma chi? Vabbè, lascia stare. Ma dai, io sono razzista musicale. Lo so, questo te l'ho messo io sto nome. Ringraziamo quindi tutti coloro che ci hanno ascoltato, seguito, mandato e richiesto. Mandati a fanculo pure. Quelli saranno sicuramente di più. Dedica, la puntata si può riascoltare, Annuzzo? Sì, ce l'abbiamo in podcast. Appena chiudiamo chiudiamo ascoltiamo tutto. Renzo Albore. Renzo già è ascoltabile.
l'ho detto, Renzo Allo. Renzo Allo, l'avevo detto già io prima. Quindi ci potete ascoltare, se avesse perso qualche minuto ci potete riascoltare. Quindi lancio questa canzone, Annuzzo. Qual è? Lanciala tu, dai. Ah, la lancio io. Cocorito. Vi salutiamo, ci risentiremo lunedì se lo volete. E ascoltiamo Renzo Arbore con Cocorito. Cocorito, cocorito, è un vecchio pappavalle, è scampata tanta guerra, su rubai una coppa a spalle. Cocorito, cocorito, è un vecchio pappavalle, è scampata tanta guerra, su rubai una coppa a spalle. Cocorito, sei perdito, non mi resta mai più niente, senza tu sono finito, oh ma che fatto vedete. Sono rimasto sulle penne rosse e gialle, ma è puro balbuziente, e cagaglio pappavalle. Scilla di legname, deperito, deperito, e non lo c'è già le fama. Cocorito, cocorito, e non vieni a papavalle, e scampata tanta guerra, solo rubai una coppa a spalle. Cocorito, sei perdito, non mi resta mai più niente, senza tu sono finito, oh, ma che farò vedente. Non mi resta mai più niente.